Ti parlo di Corna 007 e questa è una nuova serie e ha il nome della nuova del nuovo pacchetto grafico Avarizia. Infatti si chiamerà questo episodio Avarizia episodio 1. Cancelliamo questo mondo, ne creeremo uno nuovo. A me piace molto questo texture pack. Avarizia. Perfetto. La lasciamo in sopravvivenza, altre opzioni del mondo, trucchi off, casse bonus on, tipo di mondo normale, genere strutture on. Ok, e iniziamo. Creazione del mondo. E questa sarà una lunga serie di molti episodi. Aspettando che il mondo così costruisca, chissà dove verremo spawnati. Spero non su un'isola deserta, in mezzo al mare. Ok. Bene, siamo in un territorio nevoso. Quindi, come vedete, lagga un po'. Ok. Allora, prima di tutto si trova la cassa. Oh, siamo stati fortunati. Quindi, poi io la rompo sempre. Anche se la si può rompere subito. Ok, io mi prendo già le torce. Come vedete, le texture pack servono a modificare, sono queste serie di file che modificano le sembianze del gioco. Comunque, io credo che ho visto già una caverna, perciò, come tutti sapete, nelle caverne è pieno di metalli preziosi come oro, ferro, carbone, minerali, eccetera, eccetera. Scusate la parola metallica. Allora, ormai tutti saprete che Minecraft è un gioco famoso, l'obiettivo è sopravvivere, ma ci si può anche divertire a inventare cose. Comunque, come vedete, adesso non posso indicare, anzi sì, qui c'è la barra della vita e questa è la barra del cibo. E una volta finita quella del cibo, la vita inizia a perdere i cuoricini, tu inizi a perdere i cuoricini, e per riempire la barra del cibo basta prendere la carne della mucca o anche di altri animali, oppure comunque farsi delle coltivazioni se riesco a prendere qualche mucca. Tu sei la prescelta. Vieni qua, mucca. Ok. E poi ci sono anche punti esperienza dove ogni volta sai come li prendo. Comunque, allora, così si crea un crafting table, un banco di lavoro, che per adesso io mi faccio una piccola casa qui. Quindi facciamo una piccola solo di passaggio. E nel crafting table si possono creare molti più oggetti del normale. Attenzione, passa il treno. Quindi, ad esempio, adesso mi sono creato una spada in quel modo. E finalmente posso uccidere una mucca molto più velocemente. Infatti, come avete visto, sono dire molto fortunato ad essere spawnato qui vicino a una mandria di mucche. Attenzione, che anche lagga perché questa è molto pesante come texture pack. Però ve la consiglio, che secondo me è molto bella. E adesso guardate, ho moltissima carne e anche la pelle. Adesso non mi resta che scavare un po'. Aspettate, prima di scavare stavo facendo una grande cavolata. Bisogna farsi un piccone. Come si fa il piccone? Allora, prima di tutto devo convertire il legno nelle assi lavorate. Poi secondo metto un sostegno di bastoni e creo quindi il piccone di legno. Questo qui sembra tutto molto semplice, ma quando lo farete voi sarà più difficile, ma comunque non è difficile imparare le basi, le nozioni base. Allora, ci sono altre mucche, eccola qui la miniera, no, questo è il ghiaccio, ok, dov'è che avevo visto la miniera? No, se l'ho già persa, là ho rotto l'albero, quindi sono sicuro che era vicino. Vediamo, secondo me è qui. Bisogna stare attenti a queste miniere perché se cadete dentro. Ma no, ma io pensavo che c'era qualcosa di più. Vabbè, devo soltanto prendere della pietra. Dove con questa poi si farà una fornace. Se magari si muove. Prendiamo la legna, prendiamo la pietra, prendiamo il ferro. Vinciamo, sì. Vabbè, l'obiettivo, come sapete, è uccidere l'Ender Dragon. E vinciamo.
niente, spero che voi siete degli amanti di Victorious, perché i miei amici lo adorano. E siamo tutti amanti di Victorious. Questo non c'entra, sto divagando. Comunque, allora, attenzione che Norton subentra ancora nel gioco mentre si registra. Spostati, Mucca. Ok, allora, per fare una fornace basta mettere un tondo, cioè un tondo, qui non c'è niente di tondo, a parte la palla di neve, comunque è un quadrato lasciando spazio in mezzo libero, così da creare una fornace. E lo stesso modo si usa anche per creare una cassa. Se volete adesso ve lo dimostro. Comunque la cassa ce l'ho già. Come vedete, così si crea una cassa. Bene, io sto iniziando a fare la mia casa, no? Nelle casse potete metterci gli oggetti, così è una cassa grande. Comunque nella fornace si possono cuocere tutti i tipi di carne, tutto quello che volete, tipo carbone e roba del genere. Ok, adesso la carne sta cuocendo, lasciamola cuocere. Intanto io vado a prendere la legna mancante per finire i contorni della casa. Come vedete, la fame si sta già facendo sentire. E niente, questa è stata la prima serie. Siamo in via della conclusione. Spero vi sia piaciuta. E domani abbiamo una verifica di geometria, una pizza totale, studiare il circoscritto, interiore, vabbè, quella roba lì. Adesso farò i contorni della casa e poi vi saluto. Ok, bene, i miei contorni. Quindi è meglio sempre creare il legno lavorato, che in questa texture pack non è molto carino da vedere, infatti è veramente pieno. Però questo è legno di quercia, credo, sì, comunque il legno della neve. Guardate che ho sbagliato, è una casa grigia, so che bello, il grigio è proprio il colore della depressione, scusate, l'offesa ai depressi. Perché dovete scegliere il grigio, dai, ditemi. Ditemi perché dovete scegliere il grigio. Non so cosa vi venga in mente. Voi vi bevete qualcosa. Vi bevete qualcosa. Allora, una casa deve pure avere una porta, infatti. Io qui sto sbagliando, sto passando il tempo, però spero non vi annoiate troppo. Sto facendo una grande provocazione. Sono un po' arrugginito nel giocare a Minecraft. Una cosa strana, perché adesso non gioco più un bel po'. Comunque, cosa stavo facendo? Ah, ok, la bistecca è qui. Come vedete, se io mangio una bistecca che è cotta mi dà più vita, cioè mi dà più barra del cibo. Mi è servito, infatti. Okay. Allora, aspettate un attimo che tolgo tutta la sabbia in eccesso, così rimangono sopraelevate le nostre. Vabbè, è una casa comunque poco bella. Sperando che la cassa si apre. No, non si apre. Quanti problemi, dai, la finiamo qui e basta. Mi sono stufato. Vabbè, questo era un altro episodio della casa non ancora finita. Anzi, il primo episodio della nuova serie offertovi da Unicorn.